Quattordicesimo congresso della CIMIT, si torna a parlare di malattie vecchie, cosiddette tropicali infettive, che sono ritornate purtroppo in Italia. È importante informare soprattutto i giovani. Sì, assolutamente sì. Il congresso ha tra gli altri questi propositi, proprio di divulgare, di informare la popolazione generale, in particolare la popolazione giovane, dell'esistenza di patologie che sembravano neglette, dimenticate, ormai riposte in un cassetto e che riappaiono invece con una certa rilevanza, un certo impatto sociale. Penso fra le altre alla tubercolosi, che è una patologia che se non in ripresa è comunque risalita a degli standard di incidenza che devono fare pensare gli operatori sanitari. Penso a patologie come la sifilide, della quale parleremo oggi, che è una patologia che sembrava avere ormai un valore storico e che invece si ripropone con grande importanza nella popolazione. E accanto a queste patologie pregresse, precedenti, che rifanno capolino, la presenza di malattie infettive nuove, importanti, per esempio le infezioni da batteri multiresistenti, cioè microrganismi, batteri resistenti a tutti i protocolli di terapia antibiotica esistenti. Hanno un'influenza, i flussi migratori, soprattutto qui in Sicilia, oppure in realtà non è Allora, così? in realtà i flussi migratori muovono, possono muovere l'epidemiologia, muovere e far sussultare i dati epidemiologici rispetto ad alcune patologie. Come la tubercolosi, perché i flussi migratori, inutile negarlo, si verificano da aree in cui la tubercolosi è endemica, ma non hanno alcun impatto, alcuna influenza sull'incremento di incidenza che è legato invece a tutt'altro fattore.